chiama Muhammad, il primo nato del 2023 a Prato. Città prosegue il trend del calo delle nascite. Tanti pratesi hanno scelto il concerto della Camerata al Politeama per brindare al nuovo anno. Montemurlo continua a detenere il primato in provincia di Prato per percentuale di raccolta differenziata. Buongiorno e buon anno dalla redazione di TV Prato. Apriamo il primo TG del 2023 con i nuovi nati. È un bambino con genitori di origine pakistana, il primo nato del 2023 a Prato. Anche nella nostra città prosegue il trend del calo delle nascite in costante discesa da diversi anni. Vediamo. Si chiama Muhammad Watila ed è il primo nato del 2023 all'ospedale Santo Stefano di Prato. Il piccolo, i cui genitori sono di origine pakistana, è stato partorito nel giorno di Capodanno alle 2.51, pesa 2,7 kg. È nato da genitori italiani, invece l'ultimo venuto alla luce del 2022 nell'ospedale pratese. Tommaso, questo è il suo nome, è nato alle 19.27 del 31 dicembre. Anche lo scorso anno il primo nato era stato un bambino con genitori di origine straniera, cinese in quel caso, mentre l'ultimo nato del 2021 era italiano. Come da tradizione, la Fondazione AMI ha donato ai due neonati un bavaglio personalizzato come segno di benvenuto. Per quanto riguarda il dato complessivo delle nascite al Santo Stefano, anche nel 2022 si è registrato un calo dei nati, 1847, un centinaio in meno rispetto al 2021, che già aveva fatto segnare una flessione in confronto al 2020, quando le nascite erano state complessivamente 2084. Facendo un ulteriore passo indietro, nel 2019, ultimo anno pre-Covid, i nati erano stati 2145, nel 2018 2297, erano stati addirittura 2501 nel 2017. Un trend che testimonia come la tendenza a fare meno figli riguarda anche la nostra città, solitamente centro trainante dell'ASL Toscana Centro per numero di nascite. Un calo che riguarda sia gli italiani sia i cittadini di origine straniera. Un mezzo alimentato a metano si è ribaltato dopo aver urtato alcune vetture parcheggiate lungo la strada. È successo poco prima della mezzanotte a Vaiano, lungo la strada regionale 325. Il conducente del veicolo è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo con l'ausilio di due unità della centrale di via Paronese. Sul posto sono giunte anche due ambulanze della Misericordia e i carabinieri. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. Dopo due anni di stop è tornato il concerto in Piazza San Francesco per brindare al nuovo anno e in tanti hanno scelto di festeggiare l'arrivo del 2023 con la musica classica, seguendo il concerto della Camerata al Politeama. La tradizionale festa di San Silvestro in musica al Teatro Politeama ha visto la Camerata strumentale e l'orchestra Archè unite sotto la direzione del maestro Marco Attura. Un programma di celebri overture, brillanti e di danze sinfoniche ha accompagnato il pubblico all'appuntamento con lo scoccare della mezzanotte, coi capolavori di Rossini, Offenbach, Suppe e Tchaikovsky. In tanti hanno scelto di salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023 con la musica classica riempiendo il Politeama. E sulle note della Camerata ci spostiamo adesso a Montemurlo, che continua a detenere il primato in provincia di Prato per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dati che fanno ben sperare anche per il 2023, che sarà l'anno del verde e dello sviluppo attraverso la sostenibilità ambientale. Montemurlo si conferma anche per il 2022 il comune più riciclone di tutta la provincia di Prato. La percentuale di raccolta differenziata è pari al 79,3%, ovvero la migliore performance della provincia di Prato e in miglioramento rispetto al 2020, quando aveva raggiunto il 78,8%. Confrontando i dati del 2021 con quelli del 2020, emerge anche una crescita nella produzione dei rifiuti. Questo fenomeno è dovuto alla totale ripresa delle attività nel corso del 2022, riportando i dati e valori pre-pandemia. Il dato parziale del 2022 conferma l'andamento del 2021, infatti la percentuale di raccolta differenziata si attesta già a più del 79%.
Dati che fanno ben sperare anche per il 2023, che sarà l'anno della sostenibilità ambientale. Il 2022 è stato caratterizzato dalla conferma dei dati relativi alla raccolta differenziata del comune di Montemurlo, che si è attestato anche quest'anno il comune con la miglior performance tra i comuni della provincia di Prato. Questo dato ci fa ben sperare nel 2023, che sarà un anno all'insegna della sostenibilità ambientale. In primis, chiaramente, il capofila di questo progetto sarà la comunità energetica Montemurlo Green, un progetto ambizioso con il quale il comune di Montemurlo cerca di dare una risposta al tema del caro energia e anche al tema della sostenibilità ambientale attraverso gli investimenti sul territorio e sulle energie rinnovabili. Ma non solo questo, perché nel 2023 sarà l'anno della sostenibilità anche grazie a un piano di piantumazioni che riguarderà tutto il territorio comunale, che avrà una prospettiva pluriennale, ma che prevede di rinverdire il nostro territorio del comune di Montemurlo, affiancato agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si fanno sul patrimonio verde, partendo proprio dall'inizio dei lavori, che sarà nei primi mesi del 2023, al giardino Mahatma Gandhi di Oste e al giardino Erasmo Meoni di Bagnolo. Adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio LAM. Buongiorno e ben ritrovati con il meteo a cura del Consorzio LAM. Risulta piuttosto evidente dal video alle mie spalle il vasto campo di alta pressione, la campana dell'anticiclone africano che ancora interessa gran parte dell'Europa centro-orientale e anche la nostra penisola. Come spesso accade nel semestre freddo, quando ci troviamo vicini al ramo ascendente dell'anticiclone, molta umidità, aria molto umida e mite proveniente dal Mar Tirreno affluisce sulla nostra penisola, soprattutto al centro-nord, ed è responsabile della nuvolosità di queste ore. Passiamo alla previsione per oggi, ancora cielo molto nuvoloso, soprattutto sulle zone settentrionali, ma senza precipitazioni di rilievo, qualche timida schiarita al sud nel corso del pomeriggio. Temperature ancora decisamente miti, anche 5-6 gradi sopra le medie, valori prossimi a 15-16 gradi di massima nelle zone di pianura. Per domani non cambierà molto, ancora cielo molto nuvoloso, coperto, qualche debole pioggia isolata al mattino, soprattutto sulle zone più occidentali della regione, non particolarmente rilevanti. Nel pomeriggio qualche debole pioggia possibile sulle zone centro-meridionali. Non cambierà molto da un punto di vista termico, un lieve calo nelle massime, venti sempre meridionali in attenuazione anche sulla costa, quindi deboli ovunque, mari tendenti a divenire poco mossi. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona giornata. E con il meteo termina anche questa edizione del telegiornale. L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20:30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.